39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, Riccardo Cristiano, sono in compagnia di Gabriella Friso, che fa parte del coordinamento dell'Associazione Radicale Certi Diritti. A tal proposito vorremmo chiedere a Gabriella un giudizio, diciamo, a freddo delle parole di Pannella quando nel congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti è intervenuto mettendo il veto sulla parola matrimonio, appunto lì. In realtà è la posizione di Pannella per me è assolutamente incomprensibile, perché io sono convinta che questa battaglia per concedere, per estendere il diritto al matrimonio a tutte le persone, cittadini italiani, sia in questo momento storico la battaglia per riaffermare la laicità dello Stato. È incomprensibile perché se la legge è sostanza, il fatto che questo diritto possa essere esteso a tutti e quindi dare a tutti la possibilità di scegliere o non scegliere di utilizzare poi questa istituzione è assolutamente legittimo, è una battaglia assolutamente da fare. Per cui non riesco a capire questa sua non comprensione, che comunque questa battaglia si può sovrapporre alle battaglie radicali che sono state fatte negli anni passati. Certamente. A tal proposito, appunto, mi domandavo proprio questo: ci sono le battaglie, quelle cardine sul divorzio, sull'aborto, e quelle sono battaglie che toccano la sensibilità delle persone. Ecco, Pannella ha motivato la sua decisione di non condividere la battaglia sul matrimonio, perché forse è la parola matrimonio che spaventa, proprio come qualcosa che toccasse le coscienze degli italiani. Tu cosa ne pensi di altre battaglie che comunque ancora si porta avanti, come quella per la legalizzazione, per la liberalizzazione della prostituzione, anche parliamo del fine vita, delle droghe leggere? La scelta di una battaglia politica urta sempre le coscienze di un gruppo di persone. Cioè, nonostante, utilizzando degli strumenti che noi comunque utilizziamo, che sono gli discorso della non violenza eccetera, evidentemente non ci poniamo il problema di urtare o meno queste coscienze. In realtà l'intervento di Pannella ha urtato la sensibilità di persone, di amici con cui condivido comunque un percorso, un'azione politica, che si sono sentiti assolutamente violentati da questo tipo di approccio che lui ha proposto, e quindi non è assolutamente condivisibile. Tenuto conto che è legittimo che Pannella pensi poi su questa questione come vuole, però conseguentemente o inizia una campagna transnazionale per l'abolizione del matrimonio, ma nel momento in cui esiste questa possibilità, che comunque è una scelta delle persone, evidentemente questa possibilità deve essere estesa a tutti. Come uno Stato serio dovrebbe offrire alle scelte delle varie famiglie la possibilità di ritrovarsi ad accedere a delle tutele diverse, per cui uno Stato civile dovrebbe mettere a disposizione delle persone la scelta rispetto a un'unione civile, piuttosto che un matrimonio, piuttosto che comunque delle modalità di tutela della loro famiglia, magari differenziate, in modo tale che tutti davvero possano riconoscere e scegliere liberamente. Tu, Gabriella, parlavi appunto della reazione che c'è stata quando Pannella appunto ha detto questa frase, e quindi la sensibilità è stata toccata anche dei presenti che erano lì e sono, diciamo, intervenuti anche, non lo so, così, proprio d'impatto, di getto. Ecco, tra i presenti c'erano sicuramente delle coppie che hanno aderito ad Affermazione Civile, che è la battaglia promossa dall'Associazione di proprio sul matrimonio. Queste persone ci mettono quotidianamente la faccia e si sono sentite offese. Si sono sentite offese perché comunque queste persone vivono sulla loro pelle una serie di discriminazioni, e vedere comunque uno dei paladini dell'affermazione civile e quindi dell'uguaglianza, della lotta contro le discriminazioni, avere una posizione diversa, evidentemente è una cosa che ha colpito.
e che risulta di fatto incomprensibile. Le reazioni ci sono state, anche perché noi sapevamo che Pannella se ne sarebbe andato subito e che quindi non avremmo potuto comunque controbattere ad avere, cioè, alle sue affermazioni, e quindi c'è stata reazione anche mia, insomma, non solo di altre persone, che comunque si sentivano colpite senza avere poi la possibilità di replicare in maniera corretta. Lui se ne sarebbe andato e quindi c'è stata un'espressione di un dissenso che è comunque legittimo. Anche perché c'è da dire che sin dall'inizio della fondazione dell'Associazione Radicale Certi Diritti si parlava di riforma del diritto di riferimento dell'istituto del matrimonio, del diritto di famiglia, quindi comunque Pannella magari ha tralasciato questo particolare, o comunque, io adesso voglio buttarla lì, sembra un caso di omofobia repressa. Alcune delle interpretazioni che sono state date facevano appunto riferimento a questo, che è comunque una cosa anche possibile. Il problema è che comunque, io ripeto, Pannella legittimamente può avere una posizione diversa. Io hanno provato una serie di documenti che si esprimono in favore del matrimonio. Ma io sono nella piena coscienza che questa sia una battaglia di valori per la riaffermazione della laicità dello Stato, che è una battaglia importantissima, come tale non deve rimanere nell'ambito delle associazioni LGBT e eccetera eccetera, perché in realtà gli orientamenti sessuali secondo me vanno dalla A alla Z, e quindi può essere sicuramente un'occasione anche per le persone eterosessuali come me, per condurre una battaglia di affermazione civile, di estensione di diritti, di lotta contro le discriminazioni. C'è da apprezzare poi un'altra cosa però di Marco Pannella, che precedentemente aveva detto la possibilità dell'inclusione dell'Associazione Radicale Certi Diritti nel Partito Radicale Transnazionale e Non Violento e Transpartito. Adesso all'ultimo congresso dell'Associazione Certi Diritti è stato ribadito che Marco Pannella avrebbe portato in questo 39esimo congresso la mozione che avrebbe fatto sì che l'Associazione dei Certi Diritti fosse inglobata in questa galassia. Tu pensi che accadrà, visto che oggi siamo alla penultima giornata, e soprattutto, se sì, in che termini? Allora, io penso che accadrà, anche perché lo stiamo un po' curando, nel senso che comunque c'è stato un impegno, fino a prova del contrario noi crediamo a questo impegno, tutto sommato ci siamo organizzati anche per presentare una mozione in tal senso, e quindi comunque ricordare questo impegno. Io credo che sia doveroso che il congresso ci possa dare una risposta a distanza di un anno. I nostri temi sono sicuramente transnazionali, il problema magari sono quelle le nostre forze, per cui noi ci possiamo occupare di alcune di queste tematiche che magari affiorano nel mondo, per cui non so, il nostro impegno è stato soprattutto per l'Uganda, perché comunque David Kato Kizule era un nostro iscritto, e sicuramente se un progetto di legge ugandese fosse approvato avrebbe un effetto domino nella situazione africana. Comunque in questi giorni in Nigeria si è approvata al Senato, e quindi ha solo un'altra votazione da superare per essere legge dello Stato, una legge terribile che condanna fino a 14 anni di prigione le persone anche che avessero dei contatti con delle coppie dello stesso sesso. In Camerun assistiamo delle condanne di persone solo perché omosessuali, non per atti compiuti ma per quello che ogni persona è. E quindi è chiaro che il nostro impegno è anche in questi paesi, nel limite delle nostre possibilità, avendo un accesso per esempio grazie a Ottavio Marzocchi al Parlamento europeo, dove comunque riusciamo a segnalare tutta una serie di iniziative, a richiedere utili per cercare di contrastare l'approvazione delle leggi che stanno... Insomma, certo. Soprattutto, ma non solo, perché anche in Russia, cioè, comunque noi abbiamo una visione sul mondo e questi temi non sono prettamente italiani. Certo che in Italia, rispetto alla panoramica europea, è una delle nazioni più retrograde. Sì, quello sicuramente.
Tra l'altro, Gabriella, tu ti occupi proprio dei migranti, delle persone che comunque si rivolgono a te anche per richiedere l'asilo politico per le discriminazioni sessuali che purtroppo hanno nei loro paesi. Certo, io collaboro da un paio d'anni, da quando è nato, si chiama Progetto Io e raggruppa una rete di associazioni che a Milano, per quanto mi riguarda, si occupano proprio delle richieste di asilo per orientamento sessuale. Certo. Noi abbiamo seguito casi di persone che arrivano non so, dalla Libia, dall'Egitto, dalla Nigeria e devo dire che tutto sommato abbiamo ottenuto anche dei risultati, perché in realtà la Convenzione di Ginevra non prevede l'orientamento sessuale come uno dei motivi per avere un riconoscimento di asilo politico, protezione sussidiaria o un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Però nonostante questo abbiamo visto riconosciute queste richieste e quindi abbiamo anche la possibilità di spiegare che giustamente le persone che arrivano qua, nonostante non siano seguite perché l'Italia non dà nessun tipo di supporto, eccetera, però possano avere l'occasione per iniziare una vita diversa. Perfetto. Con tutte le difficoltà. Gabriella, io volevo chiederti un'altra cosa prima di concludere. Adesso c'è stato il rinnovo degli organi dell'Associazione Radicale Certi Diritti, è stato riconfermato il tesoriere Giacomo Cellottini, però sono cambiate le figure del segretario e del presidente. Ti volevo chiedere contezza appunto di questa novità, di questo rinnovo e poi delle iniziative che per l'anno 2012 porterà avanti e soprattutto quello che tu fai per la newsletter che molti leggono. Allora, il fatto che siano cambiato il segretario, vabbè, a parte comunque il riconoscimento di quello che ha fatto Sergio, è una cosa che è insita in un'associazione che comunque ha una certa vitalità. Io non ho grossi problemi a rapportarmi, anche perché eravamo un gruppo coeso prima e la cosa che ci accomuna è proprio la scelta di portare avanti una serie di campagne. Quali campagne? Alcune sono quelle storiche, per cui affermazione civile, comunque io sono in attesa di una sentenza che dal 17 di ottobre non arriva da Reggio Emilia, dove noi abbiamo fatto un ricorso per avere riconosciuto a una persona uruguaiana il diritto di essere considerato familiare e quindi poter seguire il coniuge sposato in Spagna, coniuge italiano in Italia, per cui queste battaglie continueranno. Certo. Io spero che si possano aprire nuovi fronti, perché per esempio delle iniziative della prostituzione sono estremamente importanti. Questo e non solo, comunque la mozione del nostro congresso già impegna gli organismi e dà delle indicazioni precise, per cui io credo che con una squadra rinnovata comunque si possa tranquillamente lavorare, anche perché molti di noi già lo hanno fatto, quindi certo. Cambia poco. Certo. Quindi vi invitiamo a seguire le battaglie sul sito dell'Associazione Radicale Certi Diritti e soprattutto di iscrivervi all'Associazione Radicale Certi Diritti, anche alla newsletter che comunque dalla prossima settimana ritorneranno regolarmente a raggiungervi. Andate sul sito di Certi Diritti, c'è un banner apposta, le newsletter sono gratuite ma permettono di creare un collegamento tra le persone interessate ai nostri temi e noi, e permettono in qualche modo di valorizzare e di far sapere tutto quello che noi facciamo e che spesso per motivi di stampe eccetera non riuscite a sapere e a conoscere. Perfetto, ringraziamo Gabriella Friso e dal 39° congresso Riccardo Cristiano vi saluta, grazie. Ciao.